Maria Carmela Gallina, sono una cittadina gangitana, però con l'azienda agricola incontrata a Santa Venera nel comune di Sperlinga. Il nostro territorio qui a Santa Venera sarà quello maggiormente interessato dalle esercitazioni militari che forse potrebbero arrivare qui. La nostra zona vive di allevamento, vive di agricoltura. Noi abbiamo prodotti biologici, dalla carne, dal grano e dal latte. I nostri prodotti li vendiamo a commercianti che poi li faranno arrivare nei vari supermercati, nelle varie macellerie di tutta la Sicilia. Noi qui abbiamo un ambiente incontaminato. Viviamo di tutto questo. Ovviamente se arriveranno i militari tutta questa incontaminazione non sarà più assicurata, quindi i nostri prodotti saranno contaminati, il nostro latte sarà contaminato, il nostro grano sarà contaminato, prodotti finali che poi andranno a finire nelle tavole di tante persone. E purtroppo la cosa più grave è che questa contaminazione può anche portare ad avere problemi nel lungo termine, ad avere problemi di salute, cosa che noi vogliamo assolutamente evitare. Noi vogliamo che i nostri figli continuino a vivere in questo ambiente pulito e genuino, cosa che non potrebbe succedere se appunto questi militari venissero qui a fare queste esercitazioni. Noi la nostra paura più grande è a livello salutare, però anche a livello economico potremmo avere anche dei riscontri negativi, perché possibilmente chi per ora viene a comprare da noi si rifiuterà pensando che i nostri prodotti sono contaminati, e quindi ci ritroveremo anche a non poter portare avanti le nostre attività. Se succedesse questo, vorremmo anche poi cambiare vita per cercare un'altra sistemazione. Nessuno vorrà comprare le nostre terre. Noi qui abbiamo vissuto l'esperienza dei militari un po' di anni fa. Per noi è stata un'esperienza negativa, perché purtroppo abbiamo avuto, a livello logistico, abbiamo avuto tante cose negative. Noi nel momento in cui c'erano le esercitazioni, la mattina dovevamo lasciare le nostre case, dovevamo portare i nostri animali altrove, rientrare poi nel pomeriggio non si sa a che ora. Abbiamo avuto recinti distrutti, abbiamo avuto strade distrutte che a volte poi loro le hanno risistemate e a volte no. Noi siamo fermamente convinti nel nostro no a queste esercitazioni militari. Tutto ricadrebbe nel nostro ambiente, che non rimarrebbe limitato solo alla nostra zona, ma che interesserebbe gran parte del circondario del centro Sicilia. No, siamo tutti contrari, non c'è nessuno favorevole. Loro ci dicono che ci ricompenseranno dei disagi, che insomma ricostruiranno le strade, ma a noi non interessa nessun compenso economico di nessuna quantità. Noi vogliamo mantenere il nostro territorio incontaminato.